Ciao amiche e amici, Diego Moretto Chef e Tom nella cucina di casa. Oggi parliamo di antica pasticceria veneziana. Facciamo assieme i biscotti Zaetti, la specialità veneziana che già compare nel libro La nuova cucina economica, scritto da Vincenzo Agnoletti nel 1803. Pensate amici, che ricetta storica, che valore storico ha questa ricetta. A me la pasticceria veneziana piace tantissimo. Poi gli Zaletti li fanno un po' in tutta Italia, c'è chi ci mette i fichi secchi, l'uvetta, le mandorle. È un biscotto versatilissimo e molto buono. A me la versione veneziana fa impazzire, è qualcosa di eccesso secondo me. Andiamo subito a vedere gli ingredienti che ci servono per realizzare questa antica ricetta del 1803. Farina di mais gialla, fioretto, bello fine, mi raccomando, 200 grammi. Farina di grano tenero, zero per pasticceria, bio sempre, tutte e due, 200 grammi. Uvetta sultanina bio, 130 grammi, 2 uova di casa, altrimenti di un produttore che conoscete, altrimenti bio di bottega. Burro 120 grammi, sale marino fino integrale, 1,5 grammi, un bel cucchiaio raso di bicarbonato di sodio, 15 grammi di grappa veneta buona bianca, 40 grammi d'acqua, 40 grammi di olio di semi, la buccia di mezzo limone. Dai, andiamo subito a vedere come miscelare gli ingredienti, via! Allora, come prima cosa prendiamo l'uvetta, bagniamola con la grappa e l'acqua. Mescoliamo di modo da reidratare la nostra uvetta e mettiamo a parte. Prendiamo una ciotola, una forchetta di legno. Come prima cosa versiamo il burro, bello morbido. Aggiungiamo il sale marino integrale, l'olio di semi, lo zucchero, 120 grammi. Cerchiamo di montare un po' il burro con lo zucchero, di modo che si sciolga il più possibile. Con una grattugina di ceramica grattiamo la buccia di mezzo limone, inseriamo il bicarbonato, una giratina all'uvetta che inizia a idratarsi, aggiungiamo le uova, più lo lavorate, più si scioglie lo zucchero, più monta il burro e migliore sarà il nostro risultato. Bello, spumoso, soffice, elegante, bello. Sembra uno zabaione. Adesso aggiungiamo le due farine. Ne metto metà di gialla e metà di bianca. Aggiungiamo l'uvetta con tutto il liquido, grappa e acqua compresi. Incorporiamo e finiamo con l'altra metà di farina gialla e l'altra metà di farina bianca. Andiamo ad asciugare. Il profumo è già meraviglioso, il fresco del limone, l'aromatico della grappa, leggermente pungente. Adesso, una volta incorporati i vari ingredienti, copriamo con un piatto e mettiamo in frigo per mezz'ora. Prendiamo un po' di farina bianca, un cucchiaio, andiamo ad infarinare leggermente. L'impasto nel mentre si è rassodato, andiamo a muoverlo. Vedete come ha tirato, che la farina di mais gialla asciuga molto. Lo sentirete spugnoso.
giù un po' di farina, mettiamolo al centro, allarghiamo l'impasto e con l'aiuto di un mattarello andremo a livellare il nostro impasto dell'altezza di un centimetro. Un po' di farina. Eccolo qua. Questo è un centimetro. Perfetto. Con un coltello facciamo delle losanghe, la tipica forma del zaletto. 3-4 centimetri, ancora 3-4 centimetri. Allora, noi dobbiamo fare delle losanghe. Allora, andiamo giù per questo impasto, andiamo giù per questo, vedete che vengono fuori dei rombi. Questa è la tipica forma del zaletto. Ecco una placca da forno con la carta, un po' di farina. E questo è il nostro zaletto. Mettiamo in placca. Distanziato di circa un centimetro o due. È buono anche da cuocere. Io ne faccio una seconda placca. Inforniamo. In forno a 3/4 sotto, vedete? And ha finito, sono passati 20 minuti, andiamo ad estrarli dal forno. Lasciamoli riposare fino ad intiepidimento. Eccoci qua, andiamo ad impiattare i nostri zaetti, bellissimi, belli frolli. Io li metto così a scalare su un piatto da portata. Eccoli qua. Finiamo con un po' di zucchero a velo sopra, la spolveratina, guardate come ci sta bene, meravigliosi! I nostri biscotti zaetti, vedete che belli? Eccoli qua, dai, assaggiamoli! Rompiamolo! Bello, frollo! Per niente tenace, si scioglie in bocca, ruvido al punto giusto, la chiusura di questa grappa profumata è qualcosa di sensazionale. Abbiamo in mano un biscotto antico, il zaetto, un biscotto della pasticceria classica veneziana. È qualcosa di straordinario, signori. Per cortesia fatelo, perché è qualcosa di veramente importante e buono in ogni chiusura del pasto o il mattino a colazione. Se vi è piaciuta la ricetta, iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel like. Io vi saluto e mi raccomando, fate da mangiare da Cristian. Anche lo zaetto lo possiamo mettere nella cucina di Diego, in una cucina gustosa, sana, sostenibile e italiana veneziana. Ciao amici, un abbraccio dal vostro Diego, ciao! Trucco dello chef. Se al mattino gradiamo mangiarli belli, freschi, appena fatti, appena sfornati, allora che cosa possiamo fare? Quando facciamo gli zaletti, ne facciamo magari una doppia porzione o una tripla porzione. Li andiamo a mettere nella placca e li andiamo a porre in freezer. In questa maniera, di modo che quando poi abbiamo al mattino abbiamo bisogno, preriscaldiamo il forno, andiamo in bagno, ci raddiamo, ci facciamo la barba, ci cambiamo, facciamo tutte le nostre cose, mettiamo sul caffè, nel mentre mettiamo dentro i biscotti, 20 minuti e sono cotti, belli, caldi da forno, fragranti, speciali.